Che cosa hanno in comune la crisi climatica e le disuguaglianze di genere? Che sono entrambe ingiuste. Ebbene sì, la crisi climatica non colpisce tutti allo stesso modo e le donne e le persone più vulnerabili sono tra quelle più esposte agli effetti della crisi climatica. E ora vi spiegherò il perché. È un fenomeno che ho studiato come esperta in sostenibilità, lavorando alla Commissione europea e facendo ricerca in Bangladesh. Le donne sono la maggior parte dei poveri del mondo. E se ci pensate bene, anche qui in Italia le donne guadagnano meno degli uomini. E ciò significa che le donne hanno meno accesso alle risorse e alle opportunità, sia in tempo normale che in tempo difficile, come per esempio durante le carestie. E nel mondo la maggior parte del cibo viene prodotto e coltivato dalle donne. In Africa subsahariana questo arriva fino al 75% di tutta la produzione. E con l'inasprirsi del clima e l'inaridirsi delle terre che le donne coltivano, col prosciugarsi delle fonti da cui attingono l'acqua, le donne sono le prime a subire l'effetto del cambiamento climatico. In molti paesi del mondo, infatti, sono proprio le donne, e soprattutto le bambine, a raccogliere l'acqua ogni giorno, camminando ore e ore per trovarla, in tempo di carestia fino a 8 ore al giorno. E questo le impedisce di andare a scuola, oppure di trovare un altro lavoro, un circolo vizioso che le tiene in povertà. E le Nazioni Unite ci dicono che l'80% di persone costrette a migrare per gli effetti del cambiamento climatico sono donne, molto spesso accompagnate da bambini. E le donne sono 14 volte più a rischio di perdere la vita durante disastri naturali che vengono amplificati a causa del cambiamento climatico. Facciamo un esempio. Lo tsunami del 2004 che ha colpito molti paesi del sud-est asiatico, ve lo ricordate? Beh, il 70% dei decessi sono state donne. E sapete perché? Perché a molte donne non viene insegnato a nuotare o anche altre competenze che a noi potrebbero sembrare banali, come per esempio arrampicarsi su un albero o sapere cosa fare in caso di pericolo. E se pensate che queste dinamiche succedano solo nei paesi del sud del mondo, i paesi che fino a poco tempo fa venivano definiti in via di sviluppo, potreste invece sbagliarvi. Nel 2005 l'uragano Katrina si abbatté sulle coste di New Orleans, Louisiana, Stati Uniti d'America. E l'80% di persone che erano rimaste a New Orleans, ben dopo che l'obbligo di evacuazione era stato emesso, erano donne, nonostante le donne fossero solamente il 54% dei residenti in città. Questo perché è molto più probabile che le donne lavorino nell'economia informale e che facciano riferimento a una rete di amici, parenti e conoscenti per far fronte alle loro esigenze quotidiane e bilanciare il loro ruolo di cura e il loro lavoro. Il che significa che ancora una volta le donne di New Orleans non hanno avuto accesso alle risorse e alle opportunità di andare via dalla città prima che l'uragano arrivasse. E l'uragano Katrina ha avuto conseguenze particolarmente dure sulle donne di New Orleans. Una volta che nuove case sono state costruite, queste si sono rivelate troppo costose per le donne. Molte di esse non avevano assicurazione e si sono ritrovate senza fissa dimora e senza la possibilità di riaprire le loro attività commerciali. Ma non finisce qui. La salute delle donne è più colpita dagli effetti del cambiamento climatico. Se prendiamo l'estate dell'anno scorso, del 2022, le ondate di calore hanno fatto più decessi tra le donne, in particolare tra le donne anziane. Infatti, non è un caso che proprio quest'anno, nel 2023, un collettivo di 2.000 donne svizzere, tutte sopra i 60 anni, abbia portato il loro paese alla Corte Europea dei Diritti Umani, accusando la Svizzera di non star facendo abbastanza per contrastare il cambiamento climatico, che ha un effetto maggiore sulle donne, in particolare sulle donne anziane. Ora, potreste pensare che queste cose non ci riguardano, ma invece ci riguardano eccome. La nostra popolazione sta invecchiando, e questa estate è stata la più calda fino ad ora, ma molto probabilmente la più fredda del nostro futuro. Fermiamoci un attimo. C'è però un barlume di speranza. Anzi, ci sono tante cose che potremmo fare insieme. Addirittura un candelabro. Infatti c'è un detto che dice «Invece di maledire l'oscurità, accendi una candela e vediamo come accenderla tutti insieme». Maggiore presenza femminile nei ruoli decisionali. Le donne sono al centro dell'adattamento climatico proprio per il loro ruolo nella società.
In particolare le donne indie, che come ci dicono le Nazioni Unite, con la loro conoscenza degli antenati e della natura, guidano le loro comunità verso un futuro resiliente. E quando le donne indigene partecipano, le politiche a tutti i livelli beneficiano della loro leadership olistica, incentrata sulla natura. Infatti, già nel 1995, la piattaforma di azione di Beijing, che è stata una conferenza delle Nazioni Unite, definiva chiaramente il legame tra genere, ambiente e sviluppo sostenibile, affermando che le donne hanno un ruolo chiave nella creazione di modelli di sviluppo e consumo sostenibili, e dichiarando la necessità che le donne partecipino alle decisioni sull'ambiente a tutti i livelli. Più recentemente, nel 2017, il Parlamento europeo ha chiamato per una mozione su donne, parità di genere e giustizia climatica. E negli ultimi anni, uno studio della Harvard Business Review ha constatato che maggiore presenza di donne nei parlamenti nazionali di 91 paesi è stata correlata con politiche ambientali e climatiche più stringenti e con minori emissioni di carbonio. Questo perché, raggiungendo la parità di genere a livello decisionale, si aggiungono più punti di vista e quindi le decisioni sono più bilanciate e di conseguenza migliori. E vi do anche un altro esempio di questo. Il famoso accordo di Parigi del 2015, in cui i membri delle Nazioni Unite si sono impegnati a limitare l'innalzamento delle temperature globali a 1,5 gradi centigradi, un numero record di donne faceva parte delle negoziazioni. E le negoziazioni sono state guidate dall'allora segretario generale della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, Cristiana Figuerera. Insomma, quando più donne guidano le decisioni, si hanno risultati migliori, e non solo per l'ambiente. Numero 2. Più donne nelle materie scientifiche. Non possiamo risolvere problemi globali, come il cambiamento climatico, senza l'input e la percezione del 50% della popolazione, le donne, appunto. E gli ingegneri e gli scienziati di oggi e di domani sono cruciali per creare soluzioni all'adattamento e alla mitigazione del cambiamento climatico. E proprio per questo abbiamo bisogno di più donne in materie scientifiche, perché adesso stiamo perdendo del talento prezioso. E vi racconto una storia proprio per mostrarvelo. Nel 1856, la scienziata americana Eunice Newton Foote fu la prima a scoprire l'effetto dell'anidride carbonica sulla nostra atmosfera. Eunice prese due tubi di vetro, uno pieno di aria e uno pieno di anidride carbonica, e li lascia al sole. E quando li ritira, si accorge che quello che conteneva anidride carbonica era più caldo e tratteneva il calore più a lungo. Eunice scrive allora una frase storica. «Immaginate di vivere su una terra con più anidride carbonica. Sarebbe sicuramente più calda». Ma proprio perché donna, a Eunice viene impedito di presentare la sua ricerca alla Società Americana delle Scienze. Un suo collega uomo la presenterà, ma la ricerca non verrà mai pubblicata ufficialmente e venne riscoperta solamente oltre 100 anni dopo. Immaginate a che punto saremmo oggi se Eunice avesse potuto presentare la sua ricerca. E numero 3, percezione di genere nelle soluzioni. Raggiungere la parità di genere nelle materie scientifiche, aiuta a creare soluzioni e tecnologie che tengano conto della percezione di genere. Infatti, al giorno d'oggi, le tecnologie e le soluzioni non vengono create e utilizzate allo stesso modo da uomini e donne. E la percezione di genere è essenziale perché le tecnologie siano appropriate per tutti e per tutte. Facciamo un esempio. Dalle tecnologie più semplici, come lo sono i dispositivi di sicurezza individuali che vedete nella foto e che si usano in cantiere oppure nella sanità, oppure anche le cinture di sicurezza. Al giorno d'oggi, secondo uno studio inglese, solamente il 30% di questi dispositivi sono a misura di donna. E questo crea non pochi problemi di sicurezza. Oppure pensiamo a soluzioni più complesse, come lo sono i sistemi di avvertimento in caso di disastro naturale. In molti paesi, questi sistemi vengono creati con in mente un utilizzatore uomo, come per esempio in Bangladesh, dove l'allarme per i tifoni viene dato in luoghi pubblici, quali piazze e mercati, luoghi che vengono principalmente frequentati da uomini, mentre le donne restano a casa, aspettando che un loro familiare maschio le venga a salvare. E un'altra cosa che possiamo fare è considerare le intersezioni dei fattori ESG, Environmental, Social and Governance, i fattori ambientali, sociali e di governance di cui oggi tanto si parla nelle imprese e negli investimenti. Molto spesso queste metriche vengono considerate separatamente, mentre invece dovremmo considerare le loro intersezioni, come le intersezioni di metriche di parità di genere sulle metriche ambientali, e viceversa. Ad esempio, la possibilità di lavorare da casa aiuta un'azienda a ridurre le emissioni di carbonio legate agli impiegati che si spostano in un'azienda e al contempo dona flessibilità e benessere a tutti e a tutte.
E se ora vi chiedessi di dirmi il nome di un attivista per il clima, chi scegliereste? Ecco, probabilmente l'attivista svedese Greta Thunberg, oppure quella ugandese Vanessa Nakate. Allora la soluzione sono le donne? Beh, non solo. La narrativa dell'ultimo tempo è stata che sì, sembra quasi che molto più spesso siano le donne a proteggere la nostra terra. Ma questa narrativa non aiuta né a raggiungere la parità di genere, né alla lotta al cambiamento climatico. Dovremmo invece imparare a essere attivisti, tutti e tutte, senza distinzione di genere o di età, perché il cambiamento climatico è un problema che ci riguarda tutti. E se c'è una cosa che vorrei vi portaste a casa oggi, è che il cambiamento climatico non è neutrale. Questo a causa delle disparità di genere che sono state perpetrate durante i secoli. Possiamo e dobbiamo però cambiare le cose. Grazie.